cordiale saluto, gentili telespettatori, da parte di Francesco Patti. È finalmente giunto il tanto atteso fischio della finale di Champions League che chiuderà i giochi di questa terza edizione del torneo Spring Cup, firmato Simone Imperizzeri e Luca Reina. Si affrontano da una parte la squadra di Van Cole, che schiera Palermo tra i pari, poi Biasco, Bratti, Ravalli e appunto capitan Van Cole insieme a Doca e Cristaudo. Dall'altra parte invece si affronta la squadra di Luca Reina, che parte davvero forte qui appunto con Massimino che imbecca Salvo Reina, destro che si conclude di poco alto sulla traversa difesa da Palermo. Palermo che cerca di rinviare come può e poi serve indirettamente questo assist a Massimino che spreca. È partita davvero forte la squadra di Luca Reina con Giovanni Alessi che imbastisce il gioco per il destro di Luca Reina che pettina il palo alla sinistra di Palermo. Finalmente arriva la risposta di Bratti per la squadra di Van Cole. È il primo affondo, capitan Van Cole punisce gli avversari 1-0. Bella la giocata a fondo di Bratti, ancora poco dopo ci riprova la squadra di Van Cole, bravo Enrico Alessi a deviare il tiro avversario, così come bravo in un primo momento Palermo sul sinistro di Massimino, però bravo Luca Reina a ristabilire la parità 1-1, ritmi davvero altissimi, bravo Simone Imperizzeri in questa giocata a creare un serio grattacapo al portiere avversario. Non c'è un attimo di pausa, qui è Ravalli che accoglie un pallone ed esalta le doti di un ottimo Enrico Alessi. Ravalli che poi poco dopo ci riprova, però col sinistro ancora una volta non trafigge il portiere avversario. Un buon momento dei blu di Van Cole che qui passano in vantaggio con il gol di Bratti al 15° minuto, dunque 2-1 per i blu di Van Cole. Davvero una bellissima partita e gli spettatori se la ridono perché è davvero divertente. Qui erroraccio della difesa in blu e Salvo Reina ringrazia per il 2-2. Siamo davvero negli ultimi 5 minuti. Enrico Alessi che tenta la profondità, la trova in Marco Massimino che si accende sul sinistro e guardate come vola Palermo sul sinistro destinato all'incrocio dei pali, ma a tempo scaduto arriva il 3-2 di Massimino. Davvero un botta e risposta da parte di queste due squadre. Ci prova qui a tempo scaduto Giovanni Alessi, bolide terrificante che sposta addirittura la porta una volta aver centrato il palo. Dunque 3-2 in questi primi 25 minuti davvero divertenti che vedono in vantaggio la squadra di Luca Reina. Dunque ci si aspetta una pronta risposta da parte dei blu di Van Cole che erano passati per due volte in vantaggio, ma davvero a partire davvero sprombattuto. E ancora la squadra di Luca Reina che trova la quarta rete dopo due minuti con Salvo Reina, grazie anche a una deviazione avversaria che spiazza Palermo. Ancora la squadra di Luca Reina con Massimino, bravo però questa volta Palermo a non farsi beffare da un Massimino reattivo. E allora ci prova qui Ravalli per la squadra di Van Cole, qui niente da fare, ci prova Enrico Alessi e ci riesce nel evitare che l'avversario segnasse la terza rete. 4-2, ricordiamolo il punteggio, e Ravalli che attacca con un bel sinistro esalta le doti di un reattivo Enrico Alessi. Ancora la squadra di Van Cole si fa sotto e accorcia le distanze con Van Cole, ma guardate cosa combina Alessi poco dopo, perde il pallone e causa il calcio di rigore e per proteste addirittura viene cacciato fuori dall'arbitro. E allora sul dischetto si incaricherà Ravalli, siamo sul 4-3, in porta va Romeo e Ravalli lo punisce per il 4-4. Davvero egoraccio quello di Enrico Alessi che costa davvero tantissimo, tuttavia non si scoraggia la squadra di Luca Reina, attacca ancora con suo uomo migliore Massimino, traversa piena da parte di uno sfortunato Salvo Reina e dal potenziale 5-4 dei arancioni, arriva il 5-4 di Ravalli, bellissimo questo pallonetto, ma guardate cosa inventa Massimino al 19° minuto, 5-5, non c'è un attimo di pausa e arriva a 3 minuti dalla fine addirittura il gol di Biasco
che pone fine all'ostilità 6-5. Ci prova a tempo scaduto Massimino, non ci riesce però a superare il fortilizio difeso da Palermo. Ancora Luca Reina, siamo negli ultimi istanti di gioco. Vola Palermo, eccezionale, a salvare il suo ultimo sussulto, vince la squadra di Vancolle per 6-5. È davvero stata una bellissima partita, segnata però dall'espulsione di Enrico Lessi. Io vi ringrazio per avermi seguito. Da Francesco Patti è tutto, arrivederci alla prossima edizione.